ci siamo soffermati ancora una volta sulla capacità di stupore, questa capacità dello stupirci non delle grandi cose, ma delle piccole cose, della carezza, per esempio, del vento, piuttosto che di un bel fiore, piuttosto che di un raggio di sole che mi sveglia al mattino, come dice nella sua preghiera riflessione Giovanna Francesca De Filippis. E oggi voglio ancora prendere qualche frase di questa sua preghiera che abbiamo così letta qualche puntata fa per intero. Sono felice perché sono amato, dice Giovanna Francesca De Filippis, perché il Padre dei Cieli mi ha chiamato per nome, perché non sono un caso, ma esisto davvero. Prima che carne mi generasse, sono nato nel pensiero di Dio. E queste quattro righe qui sono un capolavoro di stupore, ma non solo, anche di teologia della creazione. Noi molte volte ci sentiamo un caso, ma non solo perché, ma non nel cuore, perché nel cuore personale ogni uomo non si sente un caso, ma viene indotto a sentirsi un caso. Pensate a come vengono trattate le persone molte volte dalla stampa, dall'informazione, altre volte dallo Stato. È una violenza sentirsi, per esempio, chiamati o definiti per numero nelle cliniche, negli ospedali. Quello è una violenza alla dignità della persona, perché la persona non è un caso. Allora, se io non mi sento un caso, perché mi sento amato e perché sono capace di amare, e perché questo amore che ricevo ogni giorno, perché il fatto che esisto davvero mi viene dalla certezza che prima che carne mi generasse, cioè prima che io nascesti, il pensiero di Dio già mi amava. Io ero già nel pensiero di Dio, prima che i miei genitori mi mettessero al mondo. Io ero già nel pensiero di Dio. Questa certezza, unita alla capacità di stupirmi del cuore, non mi fa sentire un caso, non mi fa sentire un numero, non mi fa sentire uno qualunque, ma mi fa sentire unico e irripetibile. E l'amore è vero quando io mi sento amato e quando mi sento per l'altro unico, irripetibile. E questo porta certamente felicità. Ma se questa felicità poi non si apre agli altri, se la mia felicità non crea esplosioni di amore, non crea un vulcano d'amore, bene, poi quella non diventa più felicità, ma diventa egoismo. E la felicità, l'amore vero, è sempre qualcosa che si apre, che si dona agli altri, che crea appunto, crea eruzioni di amore, crea eruzioni di aiuto, crea eruzioni di donazione. È questo che mi fa essere non un caso, ma mi fa sentire felice, perché io da sempre sono nel pensiero di Dio e io esisto davvero, perché io sono me stesso, sono unico e irripetibile, soprattutto quando la mia unicità e la mia irripetibilità diventa sorriso per gli altri, mano per gli altri, abbracci per gli altri. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao! Mm-hmm.